Buongiorno, registro questo nuovo video dopo tanto tempo. Dico la verità, che sebbene io non avessi nessuna nostalgia della zona rossa o del lockdown, avevo nostalgia di parlare attraverso questo mezzo ai miei alunni. Per cui lo faccio quasi con entusiasmo, anche perché l'argomento di oggi è veramente uno degli argomenti più affascinanti, più amati dal pubblico, dai critici, dal mondo intero della storia dell'arte, e cioè l'impressionismo. Cos'è l'impressionismo? Ve lo svelerò poco a poco, ma già il termine impressionismo ci potrebbe fare capire molte cose. Cosa significa avere l'impressione di una cosa? O cosa significa imprimere un'immagine, ad esempio, su una tela o imprimere la pellicola fotografica? Ecco, vi lascio con queste, diciamo, idee insieme ad un'altra quando noi diciamo: mamma mia, che impressione! Allora, tutti questi termini si mescolano e li ritroveremo all'interno del nostro impressionismo. Allora, per poter capire il periodo artistico, va assolutamente capito il periodo storico in cui l'impressionismo va a situarsi. Allora, qui vediamo come il periodo che interessa a noi si vada a collocare nella seconda metà dell'Ottocento, insieme a un altro grande movimento che la precede, che è il realismo, e che in Italia troverà, diciamo, spazio con il nome più conosciuto di Macchiaioli, e il grandissimo movimento, che poi in realtà non è un movimento, come vedremo poi, che lo seguirà, e cioè il post-impressionismo. Cioè, il nostro campo di interesse si colloca nella seconda metà dell'Ottocento, più o meno intorno al 1865, anche se la data d'inizio viene fatta coincidere con la prima grande mostra degli impressionisti, cioè il 1874, e come data di fine invece sono tutti concordi nel considerare il 1886, cioè la data dell'ultima mostra organizzata dagli impressionisti. È un periodo storico veramente, come dire, fondamentale per capire poi tutto quello che succederà anche nel secolo a venire, cioè nel Novecento. È un periodo storico dove si pongono due diverse, chiamiamole, situazioni che rivestono uguale importanza nell'influenzare sia la vita sociale che la vita politica e economica. Uno di questi due aspetti è quello dell'emergere di una nuova classe sociale, quella cosiddetta del proletariato, scusate, una classe sociale di persone povere, di persone che non hanno nessun'altra ricchezza se non la loro prole, appunto. Questa nuova classe sociale nasce nel momento in cui grandi masse di persone si muovono dalle campagne alla città in cerca di fortuna, in cerca di un impiego che le campagne non erano più in grado di offrire loro, o con il miraggio di trovare un impiego, secondo loro, migliore di quello che lasciavano. Questa grande nuova classe sociale si sposterà quindi in massa, in grande massa, nelle città, ma le città non sono pronte ad accogliere queste persone. Non ci sono le strutture, le abitazioni sono insufficienti o sono fatiscenti o non hanno i servizi idonei. Le fabbriche, le nuove fabbriche, che sono quelle che dovrebbero assorbire questa manodopera, questa nuova manodopera, lo fa, ma sfruttando al massimo quello che queste persone erano in grado di fare, quindi senza poi nessun tipo di protezione, né di tipo sindacale, né di tipo medico o sociale. Quindi si forma una situazione molto critica che viene ampiamente descritta, aspramente descritta, anche criticamente descritta da un movimento artistico che prende il nome di realismo. Non è questo il momento per parlarvene, ma volevo appunto ca farvi capire come la situazione sociale, economica alla metà dell'Ottocento sia estremamente variegata. Per
dall'altra parte c'è la nascita, diciamo così, di una nuova fiducia, di un'estrema fiducia in quello che il progresso può portare. Per cui ci sono i primi cinematografi, nasce la fotografia, ci sono dei mezzi di locomozione ben diversi dal cavallo e dalla carrozza, no? Le prime automobili arriveranno presto, i treni a vapore, quindi le locomotive che sono in grado di spostare grandi masse di persone contemporaneamente. Ma insieme a questo, diciamo, anche una fiducia estrema in quello che il progresso ci potrà portare, che creano invece un clima che darà poi, diciamo così, avrà come esito, ecco, quello che viene definita, in senso più lato, la Belle Époque, no? La bella epoca dove tutto è possibile, dove tutto si può fare. Esattamente nel mezzo, più verso la Belle Époque che verso il realismo, noi troviamo l'impressionismo. L'impressionismo è assolutamente l'espressione dell'altra nuova classe sociale che si va affermando in questo periodo, cioè la piccola borghesia, il popolino, quelli che non sono abbastanza ricchi da poter dire di non avere nessun tipo di problema, ma non sono neanche così poveri da dimenticarsi che la vita è fatta anche di svaghi, di momenti di gioia, di momenti in cui ci si può dimenticare tutto semplicemente per fermarsi in riva alla Senna ad osservare due barche che passano o a passeggiare semplicemente in mezzo alla natura senza nessun altro pensiero. Ecco, l'impressionismo si colloca qua in mezzo. Cosa succede? Succedono tante cose. Io vorrei essere un po' più sintetica in questo video, quindi non vado ad approfondire, ma lascio voi veramente a chi è interessato andare a capire come le grandi città si trasformino in maniera veramente radicale, tanto da andare distrutte intere porzioni di città per lasciare spazio agli ampi viali alberati, i boulevard parigini, ad esempio, o la copertura dei nostri navigli in Italia, a Milano. Ma con queste nuove trasformazioni cittadine, anche i pittori, gli artisti vengono ampiamente, come dire, influenzati da quello che è il nuovo volto della città, che entrerà tra i temi preferiti dagli impressionisti, insieme ai più, chiamiamoli noti, o ai più comuni paesaggi invece fuori città, o ai ritratti, o alle scene di vita quotidiana che già avevamo trovato, ad esempio, nel gruppo dei macchiaioli. Questi sono i grandi temi dell'impressionismo. La città moderna, quindi paesaggi urbani, i paesaggi fuori città, soprattutto quei paesaggi, vedremo poi, con una determinata caratteristica, i ritratti, o le scene di gruppo di persone intente a svaghi, ad attività varie, ma di certo senza quella drammaticità che avevamo trovato nel realismo, dove le scene erano sì di vita quotidiana, ma sempre legate allo sfruttamento e al lavoro massacrante a cui queste persone erano destinate. Tutti questi temi sono assolutamente nuovi e assolutamente non tradizionali, lontani da quelli che sono i dettami delle accademie. Allora, l'accademia è il luogo dove gli artisti devono imparare, diciamo così, a dipingere, il luogo dove gli artisti apprendono l'arte della pittura, della scultura, dell'architettura. Non vado indietro, se no non ce la caviamo più, ma di certo quello delle accademie non è un mondo nuovissimo. Prima ancora delle accademie esistevano le botteghe. L'accademia è il luogo deputato a formare nuovi artisti. È un luogo però dove chi si iscrive sa di dover rispondere a determinate regole, sa di dover fare quello che chi insegna nell'accademia pretende da loro. Pena ne è altrimenti il non venire invitati ad esporre le proprie opere negli eventi organizzati dall'accademia stessa, che di solito prendono il nome di salon, salon, salone.
I nuovi artisti, sia quelli del realismo che quelli dell'impressionismo, non troveranno spazio negli eventi organizzati dalle accademie, perché il loro modo di dipingere non piace. I soggetti che scelgono sono assolutamente accademici, non sono scene mitologiche, non sono scene di battaglia dove il capo di Stato ne esce vincitore. Non sono ritratti di persone nobili o importanti, no, ci sono persone comuni, sono paesaggi, ma paesaggi che qualunque persona potrebbe incontrare semplicemente uscendo a fare una passeggiata. Quindi questi artisti non piacciono. Questi artisti devono trovare un altro sfogo, il loro sfogo è, nel caso degli artisti del realismo, il Salon des Refusés, che già col suo nome ci dice tutto, il salone dei rifiutati, o nel caso degli impressionisti, cercano un luogo dove esporre le loro opere e lo trovano presso lo studio fotografico di un amico, il fotografo Nadar. Nel frattempo, comunque, ovviamente la critica che va a vedere queste opere esposte esprimerà un giudizio totalmente negativo, che rimarrà totalmente negativo per quanto riguarda i realisti che non piaceranno a nessuno, poveretti, mentre per quanto riguarda gli impressionisti, se la critica inizialmente sarà negativa, la gente comune, quella piccola borghesia che gli impressionisti stessi avevano dipinto, invece, immediatamente si innamorerà di loro, come si innamoreranno di loro migliaia, milioni di persone a venire. Passo alla slide successiva per fare un piccolo, chiamiamolo cameo, per fare ora una piccola parentesi su quella che è una delle invenzioni di cui vi ho parlato prima, la fotografia. Allora, inizialmente la fotografia, quella che noi intendiamo come fotografia digitale, ovviamente la dovete per ora accantonare, dimenticare, dovete pensare alla fotografia tradizionale, cioè quella in cui una lastra, solo in seguito una pellicola, viene impressionata, attenzione a questo nome, viene impressionata dalla luce, così che l'immagine che sta davanti all'obiettivo viene riportata, viene incisa, viene impressa su un supporto che poi in alcuni casi può venire sviluppato come nel caso del negativo fotografico. In altri casi la fotografia è già quell'incisione, no? Sono due modi molto diversi di intendere. Questa fotografia può essere inizialmente considerata un nemico della pittura. Perché può essere considerato un nemico? Perché con maggior precisione e sicuramente con maggior fedeltà di quanto possa fare la mia mano, riesce a rappresentare su una superficie bidimensionale quella che è la realtà, quello che è il mondo tridimensionale che mi circonda. Capite che all'inizio creò sicuramente uno sconcerto tra gli artisti, anche se poi immediatamente gli artisti capirono che in realtà la fotografia non era una loro nemica, non doveva vi essere vista come tale, ma anzi, in un certo senso, la fotografia poteva dar loro degli spunti e influenzarli in senso positivo, perché mai la fotografia avrebbe potuto comunque soppiantare quella che era la sensibilità e la capacità, chiamiamola creativa, dell'artista. Sebbene oggi con la fotografia si riescano a fare delle cose che sicuramente come si dice, sicuramente la fotografia di allora non era in grado di fare, no? Qui adesso ci sono delle immagini in bianco e nero, ma sono abbastanza moderne. Quella che era la fotografia ai tempi, la vediamo in questa slide. Non esisteva un Photoshop, certamente, ma non esisteva neanche il colore sulla fotografia. Quindi siamo ben lontani da quello che un pittore è in grado invece di fare sulla sua tela. Tuttavia, la fotografia riuscirà a influenzare tantissimo gli impressionisti. E un esempio lo vediamo già in questo primo quadro, in questo primo dipinto di Manet, dove la fotografia è andata, ad esempio, a influenzare il pittore per due motivi.
anzi ne direi tre almeno. Uno è assolutamente il taglio che ha questo dipinto, il taglio fotografico. Cosa vuol dire il taglio fotografico? Quando io vado a, come si dice, scusate, ho sbagliato, quando io vado a inquadrare una scena, se lo faccio dal punto di vista di un fotografo, io sono assolutamente costretta a scegliere che cosa, quale porzione del mondo che mi circonda verrà inserita nella mia scena. Se invece io fossi un pittore, capite che io posso decidere che nella mia tela arrivo anche a porzioni di realtà che assolutamente il mio occhio non è in grado di cogliere, un po' come quando io col mio smartphone vado a scegliere la modalità panorama e incollo varie inquadrature in un unico nastro, no? In un unico nastro fotografico. Questo è quello che poteva fare un pittore ottocentesco prima dell'impressionismo, ma l'impressionismo no, decide che quello che io trasporterò sulla tela sarà un'istantanea del mondo che mi circonda. Come tale, non è che tutto quello che mi circonda deve essere riportato sul mio quadro. Anzi, come vediamo benissimo qui, gli alberi sono tagliati, ma ci saranno addirittura dei casi in cui saranno anche le persone tagliate, senza alcun problema, perché questo tipo di inquadratura fa presupporre un'istantanea, quindi uno scatto, diciamo così, spontaneo, dove i personaggi non sono in posa, dove io sono stato in grado di, diciamo così, prendere quell'attimo e trasportarlo sulla mia tela in maniera, con immediatezza, con naturalezza, con spontaneità, come vi dicevo prima, molto di più che se io avessi deciso di inserire gli alberi interamente, i personaggi che magari qui non si vedono perché sono di fianco e via discorrendo. Quella della tecnica della fotografia che aiuta i pittori va intesa soprattutto in questo modo, insieme a un altro grandissima influenza che la fotografia diede, e cioè il fatto che, ad esempio, oggetti in movimento risulteranno non perfettamente a fuoco. O ancora, se il mio occhio si sofferma su un oggetto in primo piano, tutto quello che è in secondo piano o sullo sfondo non è che non venga percepito dai miei occhi, ma i miei occhi lo vedranno più sfocato, più impreciso, più indistinto, perché mettendo a fuoco ciò che è davanti, automaticamente va fuori fuoco quello che è dietro, o viceversa. Se io ho un oggetto molto vicino e metto a fuoco lo sfondo, questo oggetto molto vicino viene percepito ma indistintamente. E questo è proprio quello che noi troviamo nei quadri dell'impressionismo. Insieme al taglio fotografico, questa, chiamiamola, maniera indistinta di dipingere, soprattutto ciò che non è perfettamente a fuoco, cioè in primo piano. A dire il vero, anche quello che è in primo piano, però, non verrà mai dipinto come eravamo abituati a vederlo dipinto nelle epoche precedenti, quando invece si utilizzava un tipo di pittura assolutamente tradizionale. Il primo a voler veramente porre una rivoluzione nel mondo dell'arte. Tanto che io intanto in maniera un po' blasfema dico che si potrebbe parlare dell'arte non prima di Cristo o dopo Cristo, ma dell'arte prima dell'impressionismo e dopo l'impressionismo. Dicevo, il primo a voler veramente stravolgere quelle che erano le regole accademiche in tutto e per tutto sarà Édouard Manet. Édouard Manet, di cui abbiamo visto a lungo qua uno dei suoi dipinti più famosi, che non può essere considerato un, come si dice, un vero e proprio impressionista, ma che può essere assolutamente considerato un precursore dell'impressionismo, in quanto molte delle sue caratteristiche saranno poi riviste, riprese, ritrovate nei pittori dell'impressionismo.
Ma Manet non si considererà mai un pittore dell'impressionismo, parteciperà soltanto alla prima mostra impressionista e comunque manterrà sempre le distanze dagli altri pittori dell'impressionismo, non farà mai parte del loro gruppo. Questo non per snobismo, ma perché le sue caratteristiche sono per taluni versi uguali a quelle dell'impressionismo, ma per altri ne sono completamente differenti. In primo luogo, i soggetti. Manet rimarrà molto legato comunque alla figura umana, molto più di tanti altri pittori dell'impressionismo. Tuttavia, le caratteristiche della sua pittura sono molto simili. In primo luogo, il modo di dipingere. Com'è questo modo di dipingere? Visto così un po' da lontano, diciamo che non è che si capisca molto cosa è cambiato, un po' anche perché noi siamo abituati a questo modo di dipingere che viene definito impressionista. Tuttavia, e dopo andremo a vederlo più da vicino, il modo di dipingere di Manet è soprattutto nelle parti, chiamiamole di contorno, non nella parte centrale, è un modo di dipingere con piccole macchie di colori luminosi. Quindi assolutamente pennellate imprecise, con cui l'artista crea sì delle forme, o meglio, dà l'impressione, vedete ancora la parola impressione, dà l'impressione di una forma senza utilizzare assolutamente, dimenticatevelo, senza utilizzare il chiaroscuro e senza utilizzare, per, diciamo così, creare l'effetto della profondità, la prospettiva. In questo quadro si vede benissimo questa cosa. Perché dico che si vede che non ha utilizzato la prospettiva per, diciamo così, creare l'impianto del quadro? Ma perché la donna che sta sul fondo, quella che si china a giocare con l'acqua, è assolutamente troppo grande, rispetto al paesaggio in cui è inserita. Quindi sicuramente Manet non ha utilizzato la prospettiva per posizionarla e proporzionarla. Inoltre, vediamo come i contorni vanno dissolvendosi. Ripeto, in questo quadro, che è del 1863, quindi non siamo ancora nell'epoca definita dell'impressionismo, anche se già in Nuce, se già noi vediamo appunto alcune caratteristiche che ne sono sicuramente parte integrante. Dicevo, in questo quadro non si vede ancora questa mancanza di linea di contorno, ma la vedremo assolutamente dopo. Altra caratteristica fondamentale è, diciamo, il disinteresse per i dettagli, il disinteresse per il disegno. Arriveremo addirittura a quadri in cui il disegno preparatorio è scomparso, gli artisti dipingono immediatamente sulla tela, dimenticandosi del disegno preparatorio, ritenendolo inutile per fissare su questa tela le impressioni di luminosità e di colore che loro hanno ricevuto dall'osservazione della realtà. Ecco, in questa frase io ho detto in sintesi quello che è l'impressionismo, ma ci torniamo dopo. Fermiamoci un attimo su Manet. E dipinge il quadro dello Déjeuner sur l'herbe, cioè la colazione sull'erba, scandalizzando completamente tutti i critici, ma anche gran parte del pubblico. Scandalizzò tutti perché questo quadro, questa è in poche parole la motivazione, rappresentava una donna o due semivestite o completamente nude. Le rappresentava invece insieme a due uomini vestiti con abiti contemporanei, quindi contemporanei a Manet, due uomini della piccola borghesia probabilmente. I due uomini conversano tra di loro, la donna non guarda neanche verso di loro, ma sembra fissare l'osservatore. Questa, diciamo così, composizione, no? Di questi quattro personaggi intenti a fare un picnic in un boschetto, in un bosco, tuttavia assolutamente non è nuova come idea, no? Vediamo ad esempio nel quadro di Tiziano, vediamo la
stessa scena, due uomini intenti a conversare o a fare della musica insieme a due muse, a due figure di donna nude o semivestite. O ancora nel Giudizio di Paride, in una copia dell'originale perduto di Raffaello, vediamo addirittura nel Giudizio di Paride, vediamo addirittura le persone disposte nella stessa identica maniera, no? Vedete come ci sono due uomini nella stessa posizione, uno che alza il braccio, no? E indica forse verso la donna, ma sembra più aver alzato il braccio, non si sa bene verso che direzione. Un altro uomo che guarda verso la nostra destra e un terzo personaggio che guarda invece verso l'osservatore. Questo terzo personaggio è diventato la donna. Allora, perché io vi chiedo un dipinto che dopo tutto ha due donne, no? Due donne nude come quello di Tiziano, oppure ha dei personaggi nella stessa posizione, identica di un quadro che era stato famosissimo, apprezzatissimo di Raffaello, poi riprodotto appunto da Raimondi, che è il Giudizio di Paride, dove si parla appunto della scelta di Paride della donna più bella di tutta la Grecia. Perché se quei due avevano un enorme successo, invece il nostro povero Manet diede allo scandalo? Ma perché lui non ha ritratto una dea, lui non ha ritratto due ninfe dei boschi o due muse, lui ha ritratto una donna comune che sta insieme a due uomini comuni. Quindi, per la gente ben pensante, non ha nessun motivo di essere nuda se non quello voluto da Manet di scandalizzarli, di farli alzare dalla loro sedia, di farli inorridire di fronte a questo quadro che Manet ha voluto così proprio per creare scompiglio. Inoltre la tecnica, questa tecnica imprecisa, questa tecnica senza chiaroscuro, senza prospettiva, una vera schifezza. Manet non sapeva dipingere. Cosa che non è vero, Manet sapeva dipingere benissimo come sapranno dipingere gli impressionisti, se voi per saper dipingere intendete realizzare un quadro nella maniera tradizionale, usando chiaroscuro e prospettiva, ma loro non volevano dipingere in maniera tradizionale. Ecco allora, andando alla diapositiva successiva, vediamo perché questo quadro appunto non viene eseguito in maniera tradizionale. Osservate la frutta, così veramente virtuosamente dipinta, ma così imprecisa. O i contorni inesistenti, o l'incarnato del volto, come si vede meglio ancora in quest'altro quadro di Manet, che è il ritratto di un'altra pittrice, Berthe Morisot. Vedete come in tutti questi, mi sposto come sempre, io non mi accorgo di dove mi metto mentre parlo. Dicevo, come in questi dipinti ci sia un abisso con quella che è la tecnica tradizionale qui. Per esempio, il quadro di Leonardo da Vinci della Dama con l'ermellino. Se da lontano ci può apparire ancora eseguito il chiaroscuro, vedete come da vicino noi vediamo una somma di macchie, come non c'è un passaggio graduale dal chiaro allo scuro, ma c'è una zona, una macchia chiara contrapposta a una macchia più scura, che pure riesce a rendere in maniera forse ancora più spontanea e realistica, quello che il nostro occhio percepisce della realtà. Questa somma di macchie è un modo assolutamente immediato e spontaneo di riprodurre sulla tela la visione dei nostri occhi. Qui c'è una frase che vorrei leggervi, ma perderei troppo tempo, un'altra volta farò questa trattazione. Vi voglio solo dire che cos'è la mimesis, perché per chi la sta leggendo, altrimenti risulta incomprensibile. La mimesi, come dice la parola stessa, mimesi, mimetico, è l'imitazione della realtà. Vado avanti. Allora, dicevo, Manet è il precursore, ma l'impressionismo non è fatto da Manet
sono altri quelli che noi consideriamo i fondatori e i maggiori rappresentanti dell'impressionismo. Il più importante è il pittore che ha dipinto questo quadro, Impression Soleil Levant. Volendo riassumere quali sono i protagonisti, insieme a Manet e Monet, attenzione con la O, forse considerato il più impressionista di tutti, volendo dire qual è il più impressionista, noi troviamo i nomi di questi altri artisti. Degas, assolutamente. Troveremo Renoir, troveremo Pissarro, troveremo Sisley, troveremo anche alcune donne, il che è una cosa nuovissima, come Berthe Morisot, di cui abbiamo visto prima il ritratto. Ma tutti questi artisti vengono accomunati con disprezzo dal termine impressionisti. E il nome, al di là del fatto, come vi dicevo prima, che veniva inteso come fanno impressione, no, veramente, questo è impressionismo, non è arte. Il nome però derivò, fu provocato da un quadro, il quadro che vediamo qui, e cioè Impression Soleil Levant, Impressione Levar del Sole, di Monet. Monet lo dipinge nel 72 e lo espone nella prima mostra dell'impressionismo appunto nel 1874. Quello che voleva essere una cosa dispregiativa diventerà invece per questi artisti un vanto, perché era proprio quello che volevano fare, imprimere la realtà con la prima, lo sto dicendo due volte, scusate, non imprimere la realtà, imprimere la tela con la prima impressione visiva. Quello che il mio occhio coglie a prima vista, senza andare a indagare oltre, senza andare a definire dettagli, senza andare a definire quelle che sono tutte le particolarità di questa visione, ma quello che colgo così girandomi, ad esempio all'improvviso, o venendo richiamata la mia attenzione da qualcosa, mi alzo gli occhi e quello che colgo a prima vista. È ovvio che questa visione è una visione effimera, cioè destinata a cambiare velocemente, a morire velocemente. E per questo la tecnica con cui io la devo trasportare sulla tela deve essere una tecnica velocissima, non posso stare lì a perdere tempo, a soffermarmi di qua e di là. Io devo velocemente dipingere quello che il mio occhio ha visto, perché nel giro di breve tempo questa visione sarà soppiantata da una visione differente, perché cambierà quella che è la protagonista, la vera protagonista dei dipinti dell'impressionismo. Vi lascio indovinare e poi do io la risposta. Vediamo se qualcuno di voi l'ha già indovinata. Questo quiz vale soprattutto per i miei alunni. La vera protagonista è la luce. La luce che cambia nel corso della giornata, nel corso della stagione, in condizioni meteorologiche differenti, o cambia perché il mio umore è diverso e quindi io la percepisco in maniera differente. Guardate, la luce è quella che più di ogni altra cosa può essere definita la vera protagonista, perché senza la luce non esisterebbero i quadri degli impressionisti, non esisterebbero quelle vibrazioni di colore che solo la luce è in grado di farci percepire. Non esisterebbero le, non so più quanti sono, forse 50 diverse vedute della cattedrale di Rouen che Monet dipingerà in un periodo in cui non si potrà muovere dal suo studio a causa di reumatismi che lo stavano affliggendo. Ora vi faccio su Google Immagini la cattedrale di Rouen. Mi trovo di fronte a una serie infinita di immagini, come quelle che vi sto facendo vedere ora. Che cosa cambia qui? La cattedrale è sempre lei, no? Monet è dentro il suo studio, al primo piano di un palazzo, quasi di fronte, leggermente di scorcio rispetto alla cattedrale, a questo terrazzino, e lui esce a dipingere la cattedrale. Ma cosa cambia? È sempre la cattedrale, ma cambia la luce, cambiano i colori, perché la luce me li fa percepire diversi, no? Guardate, veramente, in questi dipinti, qui si vede bene, ad esempio, Vediamo se riesco a ingrandirvelo. Allora, in questi dipinti io vedo
quello che è il cambiamento delle stagioni, il cambiamento dell'ora del giorno, di quello che io veramente quel giorno anche, in un certo senso, percepisco senza andare a indagare troppo, ma uscendo sul mio terrazzino a una prima occhiata. È ovvio, è altrettanto ovvio, che questi dipinti devono essere eseguiti velocemente, perché se io non riesco a dipingerli in quel lasso di tempo in cui la luce è così, tutto cambierà. In questo impression soleil levant, io potrei indovinare l'ora del giorno, ma è facile, perché me lo dice il titolo stesso, no? Impression levar del sole. Ma potrei indovinare la stagione, potrei indovinare il clima, se fa freddo o se fa caldo, potrei indovinare anche se la giornata è tersa o c'è la nebbia, potrei capire molto, non solo dall'elemento del sole, ma da tutto quello che lo circonda, i colori, i riflessi dei colori sull'acqua. È ovvio che qui il sole è appena sorto, lo dice il titolo, ma non è un sole estivo che mi abbaglia nel momento in cui sorge, è un sole pallido. Io riesco a vedere nell'interezza il disco del sole, vedo i suoi riflessi, comunque caldi, perché il sole è caldo sull'acqua, ma tutto il resto ha delle tonalità fredde. E queste tonalità fredde mi fanno capire che siamo in inverno. Questa indistinzione dello sfondo, che pure posso riconoscere essere un porto, e tiro a indovinare un porto sulla Senna, sul fiume, perché Monet lo dipinge stando a Parigi, per cui di certo non siamo al mare. Dicevo, questo sfondo pressoché indistinto che mi lascia sì, mi suggerisce sì il luogo, mi fa capire che ci sarà della nebbia, no? Come quando il sole appunto sorge in inverno, giornata fredda, e pian piano va a scaldare l'aria e provoca quella nebbiolina, no? Tipica delle giornate fredde invernali, soleggiate, ma appunto fredde. Tutto questo io lo tiro a indovinare, giuro, non sono andata a leggere niente, magari adesso qualcuno mi smentisce e io ne sarei anche felice, ma questa è la mia impressione e questa l'impressione di Monet è stata questa, l'impressione che ne ricevo io è questa. Magari non è uguale alla sua, ma l'importante è che io ne tragga un'impressione, quindi non vado a vedere se l'uomo è diventato una macchia di colore, se la terza barca è dello stesso colore del porto, se le ombre non sono nere ma sono colorate, no? L'ombra della barca è azzurra. Qui è verde scuro, non è nera. E questa è un'altra delle caratteristiche dell'impressionismo. Vado un po' avanti, se no veramente diventa troppo lunga questa trattazione, ma credo che la dividerò in due volte. Ma queste. C'è una cosa qua importante che non ho detto, eh. Mi sa che la devo aggiungere. Prima vi dico delle ombre nere. Guardate questo quadro con questi fiori e alberi che fanno ombra sul vialetto. Di che colore sono le ombre? Sono lilla, sono dello stesso colore dei fiori. Perché in realtà è così, la verità è questa. Le ombre non si ottengono aggiungendo nero, quindi scurendo, appesantendo il colore originale, ma a volte le ombre sono arancioni se il sole filtra tra i rami di un albero fiorito, o sono viola come in questo caso perché riflettono i fiori che stanno accanto. Tutte queste sfumature, la luce, i colori, le vibrazioni del colore, non le avremmo mai potute cogliere se io mi fossi ritirata nel mio atelier, nel mio studio a dipingere, magari dopo aver fatto un bozzetto di quello che i miei occhi avevano visto dal vero. Quindi è importantissimo che il pittore realizzi il suo quadro velocemente, perché la luce cambia, senza troppa cura dei dettagli, proprio perché ha bisogno di imprimere quella che è la spontaneità della prima impressione visiva, e
ma ha bisogno di fare tutto questo en plein air, cioè all'aria aperta, fuori, là dove la luce c'è, là dove i colori ci sono. Perché queste vibrazioni luminose io non le potrò mai riportare nel mio studio, non le potrò mai portare indietro con me. A volte mi capita in una verifica di chiedere qual è l'importanza della fotografia per i pittori dell'impressionismo. L'ho già detta, non la ripeto. Erroneamente alcuni alunni rispondono: è perché il pittore fa una foto, scatta una foto del suo paesaggio, così in studio può riprodurla tranquillamente senza bisogno di stare magari al freddo fuori a dipingere. No, ma no, assolutamente no. Primo perché la fotografia non è a colori, ma poi perché alla fotografia manca il movimento. E voi mi direte: ma in un quadro non c'è il movimento? No, certo, non c'è il movimento, ma come vi dicevo prima, l'essere non a fuoco magari di un soggetto che si sta muovendo mentre io dipingo, o gli steli delle spighe in un campo di grano o di papaveri che si muovono, sospinte dal vento, come faccio io a riportarmi queste sensazioni nel mio atelier? Come faccio io a riportare i mutamenti diciamo così, dei riflessi sull'acqua, delle cose che stanno intorno all'acqua? L'acqua è in movimento, i riflessi si muovono, quindi non sono fissi. Io tutte queste cose non le potrei riportare scattando una fotografia. Posso solo tentare di riportarle mettendole invece sulla mia tela. Questa è la grande lezione dell'impressionismo. Scusate, ogni tanto vengono in sovrimpressione le mail che mi arrivano. Abbiate pazienza. Allora, dicevo, questo è quello che vogliono fare i pittori dell'impressionismo. Quali sono i loro soggetti? L'ho già detto. La natura, ma soprattutto la natura in quelle situazioni in cui la luce viene esaltata o riflessa, quindi gli specchi d'acqua, la nebbia perché assorbe la luminosità. E magari invece il fumo col vapore che la riflette, quindi a volte assorbita, a volte riflessa. Gli specchi d'acqua, la neve, gli specchi, pensate agli specchi, perché comunque ci sono alcuni artisti, in primo luogo Degas, ma anche Manet, che faranno anche dei quadri all'interno, quindi non all'esterno. Non sto dicendo del loro atelier, ma in luoghi chiusi come bar, oppure teatri, nel caso di Degas, che molto spesso, come in questo dipinto, dipingerà le ballerine. Però dicevo, anche in questi casi ci sarà qualcosa in grado di muovere la luce, il tutù delle ballerine, gli specchi che riflettono, o i bicchieri, le bottiglie, quindi oggetti di vetro che sono in grado di riflettere la luce. Qui vediamo però i quattro soggetti preferiti in assoluto. Quindi, se parliamo di interni, interni con scene di vita in bar, caffè o teatri. Se parliamo di esterni, scene di vita urbana o scene di vita della piccola borghesia, intenta magari, in questo caso è un ritratto, però in generale intenta a svaghi, come dicevo, l'osservazione magari di una regata piuttosto che la passeggiata lungo le rive della Senna, o ancora la natura, il paesaggio, veramente il paesaggio che è il protagonista assoluto. Vado avanti. Qui forse ho già parlato di queste cose. Ovviamente queste diapositive le potete leggere per chi vede il mio video, oppure le lascio ai miei alunni come slide, se qualcuno ne avesse bisogno. Magari me le può chiedere nei commenti sotto al video. Dicevo, il disegno viene completamente abolito, l'abbiamo già detto, lo ridico. Si studiano i colori, si studia la luce, questo è assolutamente fondamentale, e soprattutto si studia come la luce continui a modificare il colore degli oggetti e della natura. Questa tipo di rappresentazione viene fatta attraverso piccole macchie e tocchi rapidissimi, proprio perché queste danno meglio di ogni altra il senso della vibrazione e dei cambiamenti repentini
che la luce ha sulle cose. La luminosità è la cosa principale, e insieme ad essa quindi la purezza dei colori, perché solo i colori puri riescono al meglio a riflettere la luce. Un colore molto, chiamiamolo, pasticciato, dove io sono andata a mescolare sulla tavolozza tanti colori, magari per ottenere quel blu particolare formato da rosso più un pizzico di giallo più un pizzico di nero, bla bla bla. Questo colore non sarà mai in grado di riflettere la luce come quello che invece io posso avere applicando direttamente sulla tela piccole pennellate di blu primario con magenta o rosso o giallo o quello che mi serve. Quindi accostando queste macchie, anche sovrapponendole velocemente, io ottengo delle sfumature di colori che mai avrei ottenuto mescolandole sulla tavolozza, e soprattutto la luminosità che queste macchie avranno sarà mai paragonabile a quella invece che si ha mescolando i colori sulla tavolozza. Andando avanti, le ombre, l'ho già detto, ombre colorate, ombre che non sono ottenute attraverso il nero o il grigio, ma attraverso le gradazioni di colore. Altra grandissima novità. Forse l'unica cosa che non ho detto è quella che è scritto qua, cioè che per Monet la natura è qualcosa di inafferrabile. Perché non la possiamo afferrare? Perché continua a cambiare, è in continuo movimento. Io posso solo cercare di fermare sulla mia tela un singolo istante, un'istantanea, un singolo istante. E questo è destinato a durare pochissimo. Monet più di ogni altro ha questo nella sua filosofia, più di tutti gli altri pittori dell'impressionismo, è quello che meglio rende questa cosa. Quello che è la grande, veramente, rivoluzione dell'impressionismo ne è purtroppo anche il limite. In seguito, alcuni critici si opporranno a questa visione di Monet e degli altri impressionisti, dicendo che sono stati dei superficiali, che non sono andati a indagare oltre, che si sono fermati alla superficie delle cose. Io non la ritengo, non l'ho mai ritenuta, né mai la riterrò vera questa critica, nel senso che non si può criticare un intento, perché il fermarsi alla superficie delle cose è il loro intento. Il non andare a indagare la realtà oltre è il loro intento. Il non inserire in questa realtà il loro stato d'animo è il loro intento. La loro è una fotografia della realtà, presa in un istante, anche se devo dire la verità, che la sola scelta dell'inquadratura per me è già trasportare in un'istantanea, in un dipinto, in una fotografia, la propria personalità. Questo comunque è un discorso differente. Andando avanti, troviamo le altre grandi personalità dell'impressionismo, le passo velocemente, eh? Le andremo a indagare meglio in un secondo momento, se farò in tempo. L'altra grande personalità è Renoir, completamente differente da Monet, soprattutto per la scelta dei soggetti. Tanto in Monet sarà difficile trovare un personaggio all'interno delle sue tele, e se lo troveremo saranno minuscoli, qua potete solo avere un suggerimento di dove siano. Tanto invece in Renoir i personaggi occupano gran parte della tela e il paesaggio invece fa solo da sfondo, da contorno. Io adesso mi fermo qui perché, no, vabbè, l'ultima diapositiva, ma solo per dirvi dell'altro grande e ancora differente, tanto da a volte non farci capire a prima vista che si tratta di un impressionismo, che è Degas. Però ne parlerò poi perché veramente credo di avere già parlato a lungo, molto a lungo. Allora, vi lascio con alcune suggestioni, con alcuni spunti per approfondire. Ci sarebbero veramente tantissime cose da andare a indagare oltre, ma il tempo a mia disposizione è finito e spero di rivedervi, vedervi presto. Anche dal vivo. Un abbraccio a tutti voi e a prestissimo.